Il desiderio di fare qualcosa di concreto per chi è in difficoltà è nato dai viaggi come inviata in Afghanistan e come volontaria nel campo profughi in Turchia al confine con la Siria. Due anni fa la giornalista piacentina Nicoletta Novara ha fatto una scelta di quelle che cambiano la vita. L'associazione Stila e Rise ha aperto una scuola per i profughi approdati all'isola greca di Samos. La piacentina ha insegnato fotografia ai ragazzi. Avevo visto che il loro scopo appunto era quello di ridare dignità ai bambini tramite l'educazione. Ti prende molto, nel senso che ti appaga anche personalmente quando vedi bambini che cambiano, che iniziano a stare meglio, che iniziano ad apprendere, che iniziano ad imparare l'inglese, che iniziano ad imparare tutte le altre materie, è qualcosa sicuramente di molto, molto bello. Dall'altra parte è anche un'esperienza abbastanza dura, perché comunque si è lontani da casa, si vedono tutti i giorni delle condizioni che non sono proprio facili, tutti questi bambini sono chi più o chi meno traumatizzati e quindi è per me è la cosa più bella che potrei fare in questo momento, però dall'altra parte è anche molto dura. Dall'esperienza di Samos è nata una mostra che ha già fatto il giro di molte città e di recente è uscito il libro intitolato Attraverso i nostri occhi, scritto dal presidente dell'associazione Nicolò Govoni e curato da Nicoletta Novara. Il libro racconta anche i sogni dei giovani migranti. Tutti di poter vivere in un posto sicuro come prima cosa, perché è veramente una situazione in cui si sentono sempre costantemente in pericolo. E poi hanno sogni molto diversi, c'è chi vuole fare avvocato e combattere per i diritti dei rifugiati, chi vuole diventare medico, chi vuole diventare calciatore, chi pensa solamente a oddio, spero un giorno di riabbracciare la mia famiglia, questo è il mio sogno per il futuro, chi spera di non essere più etichettato e chiamato solamente rifugiato. Dopo l'esperienza di Samos, Nicoletta Novara si è trasferita in Turchia a Gaziantep, dove coordina insieme ai colleghi una scuola internazionale per i profughi, al momento ferma a causa della pandemia. In futuro un centro educativo di Stila e Rise potrebbe nascere anche in Italia e per Nicoletta Novara significherebbe proseguire la sua missione, magari tornando a casa.